Venerdì 9 novembre, buongiorno, benvenuti al nostro TG del mattino. Saranno le indagini dei carabinieri a fare chiarezza sulla morte di un uomo trovato a terra in via Dovidio, in pieno centro a Termoli. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con i volontari della Misericordia, ma per il cinquantenne senza fissa dimora, originario di Barletta, non c'è stato nulla da fare a dare l'allarme. Sono stati alcuni passanti sul posto, i militari della compagnia Adriatica che hanno effettuato i rilievi e raccolto alcune testimonianze. È possibile che l'uomo, che a volte dormiva in stazione, abbia avvertito un malore e sia caduto a terra. Sono in corso ulteriori accertamenti. Ancora tutta da sbrogliare la matassa per quanto riguarda il caso degli ex dipendenti della ITR, una situazione che coinvolge tantissime famiglie della provincia di Isernia e non solo, che dopo il fallimento dell'azienda sono rimaste senza reddito. Lunedì il comitato incontrerà il presidente della regione per capire se esiste ancora una strada da percorrere per il loro futuro. Sentiamo Enzo Di Gaetano. Emilio Izzo, Assemblea Isernia in preparazione dell'incontro con Toma di lunedì prossimo. Che cosa direte al Presidente? Che il tempo ormai è maturo per risolvere queste questioni che si trascinano da troppo tempo. Lui lo sa bene le nostre idee, sa bene quello che porteremo al tavolo, lo sanno gli assessori, lo sanno i consiglieri, lo sanno tutti. Quindi noi arriveremo lì con una nostra proposta ben precisa, con delle richieste ormai certe, e da quel tavolo non usciremo se non con una partita vinta, perché vincere una partita significa ottenere quello che da noi augurato e aspettato da tempo. Non, nient'altro, non chiediamo la luna, chiediamo soltanto la mobilità che da tempo deve essere erogata, chiediamo la possibilità di un lavoro che noi abbiamo con il nostro progetto e chiediamo che si spinga sul tribunale perché finalmente si arrivi ad ottenere quel 40% del concordato che ancora non arriva nelle tasche dei lavoratori. Ma perché, nonostante tutte le promesse della regione, la mobilità ancora non arriva? La risposta credo che sia semplice: nella misura in cui il presidente Toma dice che i soldi sono stati trovati, immagino che ci sia qualcuno intorno a lui che non lavora per il bene dei lavoratori. Se così non è, sarò felice di essere smentito nelle prossime ore, perché purtroppo non è un problema di ITR. L'ITR è la punta dell'iceberg perché rappresenta oltre 700 famiglie. Isernia da troppi anni sta pagando lo scotto di aver avuto una dirigenza regionale e degli amministratori regionali che hanno voluto cancellare questa realtà. Ci sono riusciti, ma ci sono riusciti con la stragrande maggioranza. Con me non ci riusciranno mai. Il lavoro che non c'è e le proposte per superare il dramma della disoccupazione, con particolare riferimento alla GAM, alla ITR e all'ex zuccherificio. Se ne parlerà questa sera a Moby Dick, in diretta su Telemolise a partire dalle 21. Ospiti di Giovanni Minicozzi saranno Michele Iorio, presidente della Commissione Lavoro e attività produttive del Consiglio regionale, Mauro Natale, vicepresidente di Assindustria Molise, Franco Spina della segreteria regionale della CGIL Abruzzo e Molise, Emilio Izzo, Comitato Lavoro e Dignità, Raffaele De Simone per la CISL. Sono previsti anche gli interventi esterni del segretario regionale della UILM, Francesco Guida, dei rappresentanti sindacali dell'ex zuccherificio, Luca Ferrero e Alessandro Cordella, Mario Izzi della GAM e dell'assessore regionale al lavoro, Luigi Mazzuto. La minoranza al comune di Termoli si mobilita per fermare le procedure di appalto del progetto che prevede anche il contestato tunnel tra il porto e il lungomare. È presentata una diffida in cui si invita l'amministrazione Sbrocca a bloccare ogni provvedimento di aggiudicazione definitiva. Sentiamo Fabrizio Chionero. L'obiettivo è quello di bloccare il progetto di riqualificazione del centro di Termoli, che prevede anche il tunnel di collegamento tra il porto e il lungomare. Azioni che ora sfociano in un nuovo atto di significazione in cui si invita l'amministrazione Sbrocca a non procedere con l'affidamento definitivo e di non stipulare nessuna convenzione con l'impresa partner. L'iniziativa è stata presentata dai consiglieri di opposizione Antonio Di Brino, Michele Marone e Annibale Cerniello, insieme ai rappresentanti di Fratelli d'Italia, Luciano Paduano e Francesco Baccari, anche come segno di un centrodestra compatto in vista delle prossime elezioni comunali.
La procedura per la realizzazione di questo progetto di riqualificazione che prevede il tunnel non sono per noi chiare, non sono definite, anzi vi sono vizi di illegittimità che non sono stati superati. L'obiettivo è proprio questo, evitare che ancora una volta, visto che l'articolo 13 della bozza di convenzione prevede che se una parte dell'opera non, o tutta l'opera non dovesse essere realizzata, l'impresa va risarcita, quindi il Comune di Termoli rischia 15 milioni di euro di risarcimento, che questo risarcimento venga a carico dalla prossima amministrazione o dai cittadini termolesi. Noi non vogliamo più che per gli errori delle amministrazioni siano i cittadini a pagare. Su questo noi vogliamo e ergeremo delle barricate. Rispetto all'amministrazione che continua sui suoi passi, si delinea una battaglia a oltranza insieme ai comitati per fermare le procedure, anche in attesa del ricorso che sarà discusso a breve. E tra gli aspetti affrontati c'è quello del finanziamento. Il Comune di Termoli ha ricevuto una nota da parte della struttura tecnica della Regione Molise con cui ha richiesto per l'ennesima volta degli elaborati. Quindi resta aperta questa questione circa il completamento dell'istruttoria per accedere al finanziamento pubblico che allo Stato non ancora si conclude. Quindi la Regione continua a dire mandateci queste carte, altrimenti se non si arriva il 31/12/2018 i soldi si perdono. Nell'ambito degli eventi organizzati dalla parrocchia Santa Maria Maggiore per il 25° anniversario dell'installazione del grande organo a canne nella cattedrale di Campobasso, concerto questa sera alle 19 di Alessio Colasurdo, che eseguirà musiche di Bach, Mendelssohn, Vitone e Niro. L'iniziativa è in collaborazione con l'associazione Amici della Musica Walter De Angelis. È tutto per la nostra informazione, adesso la rassegna stampa. Con Daniele Ricciuto in regia vediamo come titola il giornale del Molise.it. Le camere penali contro il decreto che blocca la prescrizione dei reati. L'avvocato Erminio Roberto dice è un governo giustizialista. L'articolo è firmato da Giovanni Minicozzi. Poi Termoli indagini per fare chiarezza sulla morte di un uomo senza fissa dimora avvenuta in pieno centro. Valentina Olla ritorna a Isernia con lo spettacolo Una volta c'era Roma. E poi turismo, d'Egidio, il Molise ha un enorme potenziale, ora di avviare un percorso di rilancio e marketing territoriale. Isernia, Carabinieri Forestali, bilancio dell'operazione Bosco Sicuro. Poi Isernia, auditorium gremito e grande entusiasmo per la prima del musical La Divina Commedia. E poi Isabella Ginefra alla guida della Procura di Larino, un ruolo di garanzia e fiducia con i cittadini, ha detto l'impegno per potenziare gli uffici. Lotta allo spaccio, polizia e carabinieri impegnati sul territorio. Agnone, droga, danneggiamento e detenzione abusiva di armi denunciato dai carabinieri. Isernia, spaccio di droga in centro, 19enne della Guinea denunciato dalla polizia. Termoli, furto con scasso alla scuola Principe di Piemonte, rubate attrezzature multimediali. Non solo carne nella tradizione molisana, il baccalà arracanato. E poi ci sono editoriali, idee e opinioni per non morire, il contributo di Luigi Petracca. Ci sono poi le altre notizie sul giornale del Molise.it. Vediamo adesso come titola primo piano Molise. Molise è unica regione del sud con il PIL negativo, meno 0,1%, presentato a Roma il rapporto Svimez, nel 2017 male la performance dell'industria, meno 7,4%, aumentano gli occupati ma anche le persone in cerca di lavoro, in 17 anni la regione ha perso 13.000 abitanti, Toma è fiducioso, l'obiettivo è agganciare la ripresa in 24-36 mesi, lo faremo investendo nell'edilizia. Poi buone notizie sul fronte infrastrutture, concessi 30 milioni per la diga Fossatella di Monte Roduni. E poi Termoli, viveva tra la stazione ferroviaria e la Caritas, muore in strada un senza tetto pugliese di 50 anni. Monta la polemica, Amadori snobba gli ex GAM, l'annuncio sul sito, selezioniamo addetti per l'incubatoio di Boiano. Campobasso prova a disfarsi della coca, arrestato dai carabinieri, e Isernia, centro storico Offi, commercianti alzano la voce. Larino e il procuratore Ginefra dichiara guerra allo spaccio di stupefacenti. Il tunnel di Termoli, regione in silenzio, la variante è efficace. Il 13
Ultimo atto in aula, poi Campobasso, Ladria, la Cattolica, forzati gli armadietti degli infermieri. Poi c'è il punto di Vincenzo Musacchio che scrive «Mafia e corruzione politica in silenzio». Per quanto riguarda invece le notizie di sport, calcio, Lupi, Bagatti punta sul modulo 4-3-1-2 e mette tutto in discussione. Buone notizie, l'Agnonese recupera Antonelli per Recanati e prevendita al via, Isernia sale la febbre per il match contro il Cesena. Passiamo adesso a vedere il quotidiano del Molise come titola. Personale sanitario, emergenza continua in tutta la regione. I sindacati chiedono un incontro urgente con Toma e Sosto. Al Caracciolo di Agnone manca il cardiologo. E Termoli muore per strada, un senza tetto di 58 anni, una vita vissuta nell'ombra e nell'indifferenza. Campobasso lancia l'eroina dal finestrino dell'auto e finisce nelle mani dei carabinieri, un arresto. Super poliziotto molisano firma maxi blitz antidroga, il vicequestore Lorenzo Manso, autore del più grande sequestro da 20 anni ad oggi, originario di San Felice del Molise alla fine degli anni 90, è stato capo della squadra mobile di Campobasso a Genova. Grazie a lui sono stati sequestrati 270 kg di eroina. Vediamo le altre notizie. Larino, giustizia, si insedia il procuratore Isabella Ginefra e Nancy Pelosi, origini molisane, per la nuova speaker della Camera degli Stati Uniti. Campobasso, stop violenza sulle donne, la società si muove. E poi fondi pensionistici per mettere al sicuro la terza età. Isernia, Divina Commedia in musical, la cultura fa spettacolo e sbanca al, al botteghino. Il musical, la Divina Commedia, in scena a Isernia, l'auditorium di Isernia. Poi Tempo di Tonino De Cesare all'interno del quotidiano. Per quanto riguarda le notizie di sport, calcio, Lupi, Idea, Fagnani, fantasista nel 4-3-1-2 di Bagatti, Magri e Dorsi, centrali di difesa, Diop, regista. Isernia, partita la prevendita dei tagliandi per la gara col Cesena al costo di 10 euro. Agnonese, Foglia, Manzillo studia le mosse per uscire indenne dal Tubaldi di Porto Recanati. Vediamo adesso come titola Futuro Molise. Armi e droga in casa, denunciato un giovane di Agnone. Precari della sanità e i sindacati chiedono un incontro urgente con Asrem e Toma. Poi Isernia, buona la prima, successo del musical La Divina Commedia. L'ente parco regionale dell'Olivo di Venafro, la manifestazione enogastronomica per promuovere Venolea. E vediamo adesso le altre notizie. Il Molise vive di chiacchiere, sotto una montagna di chiacchiere rimarrà sepolto, scrive ancora Futuro Molise. E Campobasso, il mercato contadino e artigiano spegne la sua prima candelina. Ci sono le altre notizie poi su Futuro Molise. I quotidiani nazionali adesso, vediamo come titola La Repubblica, crescita l'Italia in maglia nera, allarme FMI, rischio contagio. L'Unione Europea conferma il deficit al 2,9, Conte e Tria, stime sbagliate, la Lega, sanatoria per IMU e Tasi. Poi c'è l'analisi di Andrea Bonanni, un paese in isolamento. Il reportage per Nigotti, la fine di una fabbrica, il cioccolato era diventato il nostro petrolio. Il governo è in vigore tra un anno, accordo sulla prescrizione, ma primi effetti dal 2024. Poi c'è una storia bellissima, Alba, la mia bimba down che mi ha reso un papà felice, adottata da single, da un single gay. Luca Trapanese ha adottato Alba, rifiutata da 7 famiglie, e c'è questa foto. Poi l'inchiesta, i nostri figli all'estero, un dolore, ma è il loro futuro in fuga per un lavoro. E appunto l'inchiesta su Repubblica, sulla Repubblica. Vediamo adesso come titola il Corriere della Sera, prescrizione stop nel 2020. L'Unione Europea corregge i conti italiani, la Lega vuole condonare anche IMU e Tasi, intesa Salvini-Di Maio sulla giustizia, tensioni tra i 5 Stelle, Buongiorno dice bomba disinnescata.
Poi il rientro tra vita e social di Battista Lingombrande e la proposta Lingombrante e la proposta del Carroccio in autostrada 150. Allora, abusivismo in Movimento 5 Stelle, modello Bagheria, un albergo nell'Ecomostro. La strage dell'ex Marine, la festa degli universitari, California, sparatoria in un bar, 12 le vittime, poi il giovane si è tolto la vita. Vediamo adesso come titola il Fatto Quotidiano, se prescritta la prescrizione, questo è il titolo, il compromesso, Di Maio strappa la riforma subito, Salvini il rinvio dell'entrata in vigore, passa il blocco dopo la prima sentenza, ma da gennaio del 2020, poi Torino, Madamine, PD e vecchi arnesi forzisti, onda anomala, la mucchiata, Protav e anti Appendino, Banca e Risparmi, 5 Stelle, Lega contro l'altra manina del Salva Visco, poi manovra, l'Unione Europea, il deficit al 2,9%, Tria, conti sbagliati. L'inchiesta domani su Millennium, i mafio massoni nigeriani, criminali a colpi di macete. Vediamo adesso come titola invece Avvenire, meno accoglienza, meno buon lavoro. A rischio 18.000 posti nei centri per rifugiati, oltre a decine di migliaia di richiedenti asilo senza più assistenza, molti giovani professionisti qualificati potrebbero perdere il loro impiego. Sequestri ai clan, beni ai privati e contrario anche il CIPE. Poi, attacco alle persone down per Casalino, nuovi scheletri, spunta il video, il portavoce del Movimento 5 Stelle nega. Poi prescrizione, si va al 2020, deficit, l'Unione Europea alza le stime. Maltempo in 11 regioni, lo stato di emergenza. Vediamo adesso come titola il Mattino di Napoli, giustizia, la Lega frena, Movimento 5 Stelle, poi l'Unione Europea, crescita, Italia ultima. Prescrizione rinviata di un anno con la revisione del processo, i penalisti scioperano, manovra, l'Europa alza il deficit al 2,9%, la Svimez con il reddito sud meglio del nord, e poi medici precari 800 da assumere entro dicembre, campagna da stabilizzare anche 700 infermieri, la mappa nei reparti retti da contratti a termine. E poi passiamo al manifesto, prescritti sull'acqua, il titolo, c'è la foto di Salvini e Di Maio, l'abolizione della prescrizione si farà ma sarà efficace dal 2020, Salvini lascia Di Maio esultare sui social, intanto annuncia una riforma del processo penale opposta a quella del contratto di governo. Stati Uniti, ex Marine fa una strage a Los Angeles, 13 morti nel mass shooting in un locale. E nel mass shooting, e poi dopo vediamo manovra, l'Unione Europea vede nero sui conti, nessuna mediazione. Il Messaggero, prescrizione, rinvio, salva governo, anche qui c'è questa notizia, intesa tra i leader sullo stop dopo la sentenza di primo grado, scatterà solo dal 2020, Salvini avverte ok ma prima la riforma del processo penale, no di Di Maio, bagarre. In aula, poi intervista al Presidente del Senato, Casellati dice il nodo è ridurre i tempi dei giudizi, il cittadino non può pagare le inefficienze. L'Unione Europea, l'Italia, deficit al 2,9, spunta la sanatoria anche per IMU e TASI e le banche varano un fondo anti-spread. Vediamo adesso la stampa di Torino, Movimento 5 Stelle pronto a rivedere il reddito di cittadinanza, meno soldi alle famiglie, Bruxelles deficit dell'Italia al 2,9%, Tria replica, analisi non attenta e parziale, la Lega vuole la sanatoria anche per i IMU e TASI, la prescrizione slitta di un anno, poi c'è l'esame dei numeri perché l'Unione Europea non crede alla manovra. E strade, case, fogne, viaggio nel paese dove tutto è abusivo, il degrado di Ardea, una discarica a cielo aperto vicina alle abitazioni, vedete questa foto. Poi dalla stampa passiamo alla Verità, la sanatoria fiscale parte martedì, tempi, modi, rischi, tutto quello che bisogna sapere, al momento previste due finestre, vale per qualsiasi cartella Equitalia e permette di pagare solo il debito netto, verrà estesa anche ai comuni. E poi scontro con l'Unione Europea, ci bocciano i burocrati che hanno sbagliato ogni ricetta, scrive Maurizio Belpietro.
La Kienge dice che siamo xenofobi e fonda il partito afro-italiano. Italia paese razzista è una menzogna, parola di Kasia Smutniak, dell'attrice. Poi dopo i soldi per demolire ci sono, nessuno li chiede, i sindaci piangono i morti ma anche miseria, abbattere le case abusive costa, il bilancio dei nostri municipi non lo consente, il virgolettato. Balle scrive invece la verità, esistono ben due fondi statali dotati di decine di milioni e inutilizzati. Passiamo adesso a vedere come titola il Sole 24 Ore, il quotidiano economico. Tria all'Europa, non sapete fare i conti. La manovra nel 2019, crescita all'1,2% e deficit al 2,9%. Il ministro Defiance di Bruxelles, Mattarella, dice l'Italia deve ispirare fiducia, lo sviluppo è collegato con la sua unità. E simulazione Svimez sul reddito di cittadinanza, il 63% delle risorse al Sud. Sfida alla speculazione con lo scudo antispread, banche BTP e poi la sorpresa ETF, banche europee esposte per 140 miliardi. Vediamo la prima pagina del Tempo. Trema la sindaca di Roma, se condannata torna a casa, attesa febbrile in Campidoglio. Domani il verdetto sul caso Marra, Idea 5 Stelle, se va male via il simbolo ma Virginia resta al suo posto. Poi Vaticano, si riapre un vecchio giallo scheletro con i resti di 5 persone, il collezionista di ossa, scrive il Tempo. Passiamo adesso a vedere la prima pagina di Libero. Oddio, ci tassano l'acqua ma l'aria sporca è gratis, idea dei comunistelli del Movimento 5 Stelle, scrive ancora Libero. I grillini puntano alla nazionalizzazione dei servizi idrici, una mossa che gonfierà le bollette del 15%, il rincaro peserà sui nostri bilanci. L'articolo è di Sandro Iacometti. Poi scrive Vittorio Feltri, legge idiota, l'isolamento diurno per i detenuti è una vera tortura. Contano col pallottoliere, sbagliano, l'Unione Europea smonta la manovra dell'Italia, calcoli errati il governo, voi nel torto, per il premier Tria la matematica è un'opinione, scrive ancora Libero. Vediamo adesso la prima pagina del Secolo d'Italia, il ricatto europeo, fallisce l'ennesimo tentativo della Commissione e dell'Unione Europea di esercitare pressione affinché il governo Conte cambi la manovra allineandola ai desiderata di Bruxelles, scrive Sveva Ferri. Poi Meloni contro Casalino, Conte lo caccio è complice. Noi resteremo in Italia, per Nigotti tranquillizza. E ancora arriva l'indice antifascio, lo scrive Christian Raimo. Vediamo adesso la Gazzetta dello Sport, Milan ok, ma quanti KO? Suso rimonta il Betis, finisce 1-1, Gattuso resta in corsa, in Europa League però è emergenza per domenica contro la Juve, Musacchio stesso da Kessié che poi si fa male, Cala Zoppato, Cialanoglu Zoppato e Biglia è fuori per 4 mesi, mercato spunta, Pato un ex. Lazio implacabile, 2-1 al Marsiglia e si qualifica. Poi oggi le convocazioni nazionali, ballottaggio tra Pavoletti e Belotti. Per Portogallo e Stati Uniti Mancini ha un solo dubbio, il cagliaritano è in vantaggio. E poi Mourinho fa sempre discutere, provocatore o profeta, la mano all'orecchio all'Allianz Stadium, impazza sui social e spacca anche gli inglesi. C'è lo spunto di Luigi Garlando, il gesto di José Mourinho e gli stadi da ripulire. Juve troppo buona, tanti tiri, poca mira, serve più cinismo. I bianconeri dopo la prima sconfitta in Champions League contro il Manchester United, intanto solo il City conclude di più tra le big, ma 6 squadre hanno un bottino di gol superiore. Fenomeno Handanovic, il migliore in Europa, il portiere interista, le cifre che lo riguardano. E poi il commento di Arrigo Sacchi, più coraggio, l'esempio, CR7. Con la Gazzetta dello Sport termina la nostra rassegna stampa, il prossimo appuntamento con l'informazione di Telemolise è alle 14 in diretta con il telegiornale. Grazie per averci seguito, buona giornata.